Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua per il terzo episodio di Maze, accompagnato, come vi avevo promesso, da Elisa. Perché la situazione sta degenerando e quando le cose degenerano sapete benissimo che lei è immancabile qua dentro. Per cui io direi siamo armati di Vladdy, l'orso più folle che c'è. Mi ricorda tanto Ted, tra l'altro. Infatti. E andiamo. Cioè, il ritmo deve essere questo? È carino. Prendiamo un braccio. Anzi, non penso si possa. Arrabbiato. Penso che si incazzerebbe anche un po' se lo prendessimo in braccio. Ma io che devo fare con Vladdy adesso? Useless garbage everywhere. Madonna. Cos'è questa mondezza ovunque? Vabbè, vediamo se c'è un qualche obiettivo. No, non so. Scusate, io che obiettivi ho? Non lo sapremo mai. Vabbè. Facciamo finta. Che cosa ho cliccato? è apparsa una. Non capisco cosa sta succedendo. Vabbè, Vladdy. Io non so che devo fare con Vladdy adesso. Vabbè. Andiamo in giro e facciamo casino, Vladdy. Ci vorrebbe la scia della mappa come Dead Space. Infatti. Capirai, questo prima che arriva. Ma mi sa che ce lo troviamo dietro comunque. Boh. Girati. Ah. No. Sì, vabbè, ma se nessuno mi dice cosa devo fare, cioè io c'ho. Mamma mia, che ansia che mi mette. Carino il rumore che fa. Gnec. Ah, Vladdy, però pure te rendite utile perché. Dobbiamo uscire, mi sa. No. Allora. Pulito. Oh, ecco, si è sbloccato questo. Allora, entriamo. Vladdy, tocca. Well, you do your stupid things, idiot. Ti aspetto qui mentre tu fai le tue cose stupide, vabbè. Grazie, Vladdy. Sempre carino. Vabbè, io preferisco andare da un lato. No. Devo seguire la linea rossa che spero non sia sangue. Perché là c'era un. Ma infatti. Comincio ad avere un po' paura. Camminando di. La linea gialla. La linea gialla. È per i treni. Segui la linea rossa. È per i treni. Io non capisco perché devo entrarci io, visto che Vladdy è piccolino. Però purino. Io non ho idea di cosa ci aspetti. Io continuo a seguire la linea rossa. Ah. No. Memory di quello che è successo con Fallout una volta, e non vorrei che pure qua si finisse con. Who has disturbed me? Quella doppia scelta. We are not amused that you have kept us waiting. As our servant informed you of your task. No, of course not. Imbecile. No matter. One must do things themselves if one would like it done right. Feels like we have been trapped here for an age. Our cowardly captors saw to that by stopping the righteous light from bathing us in its glory. Of course, we would not expect one such as yourself to understand. But perhaps you are different from the rest. Dare we let ourselves hope? We have finally found our champion. No, likely not. But we would be remiss if we did not at least let you attempt to do something of value.
So, we bequeath to you your tasks. Restore energy to this wretched place once again, and raise the rings. Only then will you be worthy of consideration. Allora, parla come il mago Thelma, partiamo con... noi facciamo, noi qua, noi là. Dunque, sembra che tu abbia qualcosa da fare, è una coincidenza... vabbè, si è aperta una nuova strada, ha detto. Allora, il concetto è che loro sono stati intrappolati qui per lungo tempo, ci hanno definito il loro potenziale nuovo campione, inteso come forma... L'eroe. Sì, esatto. Dice, adesso per dimostrare il tuo valore ridai energia a questo luogo e poi sarai degno di attenzione. Questo è un po' il concetto. Signora! Quello che lei dice noi facciamo. Allora, armati di appendi abiti, che non si sa dove va a finire quando io faccio così. Adesso c'è, adesso non c'è. Magari abbiamo delle tasche molto profonde. Delle tasche molto... saranno proprio le tasche. E? Where did it go? Dove è andata a finire? Ha! Not here. So insulting. How dare it? This insolence will not be tolerated. This one is dangerous. Not like the others. I can see it already. This one has a brain. Must be dealt with. Ah, penso stia parlando di noi, dicendo che siamo pericolosi, che abbiamo un cervello a differenza di quelli che ci hanno preceduto. Perché ha le mutande? Ha un vestito. Un vestito fatto di paglia. Dice, ovviamente parla di te e me ne sono accorto. Non posso aprire? Vabbè. Ma cosa abbiamo scoperto Bob, credo fosse. Bob o Ted, era uno dei due. Quelli che si scambiano i post-it. Ah, sì. Beh, io... Forse era quello matto. Per non saperne leggere né scrivere mi prendo l'attaccapanni e me lo tengo in mano, eh. Che non vorrei dover fuggire e... Fuggire con l'attaccapanni su per... non è proprio facile. Te preferisco tenerlo in mano l'attaccapanni. Vabbè, ma Vlad, da dove siamo venuti? Torno da Vlad, ha detto che si è aperto un nuovo percorso. Dio penso abbia detto che si è aperto un nuovo percorso, perché è apparsa una scritta dal nulla. Vlad! Questo proprio se ne frega. Posso uscire? Ah, idiot! So you are done being stupid up there. Good. Where we go? Ha detto, ciao idiota, allora hai finito di fare il cretino. Dove andiamo? Sempre carino sto... Io per rialzarmi... Ah, ecco, era banalmente la C. Era banalmente la C di crouch. Cioè, abbassarsi. Allora, di percorsi possono essere aperti due. No, qua... Uno è questo. Perfetto, infatti. Cazzo. C'ho la memoria visiva, io... Mamma mia. Che è l'unica cosa buona che ho. Il mio vero talento è la memoria fotografica. Dunque, un checkpoint di sicurezza rotto. Vladdy? What? Why is that Vladdy's job? What is Vladdy supposed to do? Dice, perché devo farlo io? Perché dovrebbe essere un lavoro mio? Vladdy, se te va, This stupid thing will never work. It is... Huh? Okay. Bene. Vabbè. L'attaccapanni, la forma è quella. E la giacca. Bene. Ah, adesso... allora, siccome deve fare la... sistema di riconoscimento facciale, ci stiamo mettendo un attaccapanni, la tuta e manca la faccia. Ah, giustamente! Allora, abbiamo creato una faccia con questo, vedi? Te lo ricordi quello che si usava da ragazzina? Sì, come no! Vedi, aspetta. Vedi? La faccia e adesso la fascia per il sudore che lo tiene fermo. Bene. Siamo pronti. Non funzionerà mai. Ha funzionato. Well, that was still stupid.
Ma perché si incazza? Allora, comunque questo vince la palma del gioco più strano dell'anno sul canale, eh. Ci posso andare? Addirittura mi sento, mi sento molto Spider-Man in questo momento. Bloody ci starà maledicendo da giù probabilmente. Allora qua non c'è una mazza. Bene. Sto muffin io non so dove devo metterlo. Ma Vladdy? Vabbè. Dov'è? Non lo voglio sapere. Vabbè, prima di salire andiamo a vedere di qua, così mi levo il dubbio. Andiamo pure di qua. Allora, dall'altra parte ricordiamoci che ci va la manovella. Dall'altro estremo alto. Lato sinistro. Oh no. Salve. Oh, don't be ridiculous. This is a perfectly nice place to stand. Well, I can't argue with that logic. Se ne frega. Se... Qua ce ne va un'altra. È tornato Vladdy. Non so come ha fatto. Allora, quindi, là ci va un'altra manovella. Per cui a entrambe le estremità ci vanno delle manovelle per le porte. Di qua oh no, ancora. Questa è di platino. Allora, Bob, buffone, perché c'è una lobby qui? E cos'è successo alla stanza di decontaminazione? Cordialmente, Ted. Ciao Ted, ero certo di avertelo detto. Ho rimodernato un po' la situazione. Penso che questo sarà un punto di grande interesse per il tour. Faremo un sacco di soldi. Non ho parole, idiota. Cordialmente Ted. E smettila con le statue. Cordialmente Ted. Bob, ho notato questo volantino e ho supposto che fosse opera tua, così te lo ricorderò nuovamente. Le piscine non sono adatte a contenere rifiuti chimici. Perché ne hai ordinata una, stupido? Cordialmente Ted. Ok. Qua abbiamo la nostra versione di Trump. Sì, ho visto questo nei video precedenti. Una brochure. Una macchinetta del caffè. Io... Dire che sono confuso è dire poco. Dunque, riattiviamo il reattore nucleare, Massi. No. Allora, il manuale del manuale. Manuale. Allora, Bob, ho fatto questa mappa così che il nostro staff possa possa far ripartire aspettate. Vabbè, non avvicinarti a questo affare, cretino. Ted, ho risolto il tuo labirinto. Mi ci è voluto un po', ma sono arrivato alla fine, Bob. Bob, quanto sei stupido. Hai preso il tuo dottorato in una confezione per cereali. Cordialmente, Ted. Io non... Vladdy. Cioè, ma completamente chiuso. Non riuscivo a muovere, colpa di Vladdy. Vabbè, E quindi non ci sono le cose adatte qua per fare alcunché. Per cui niente, altra stanza, altro giro, altra corsa. Io sto diventando pazzo in questo gioco. Dunque qua, ok. Qua siamo arrivati noi. Di qua, su per le scale. La velocità della luce. Mi sento molto corridore. Devo... I record. Ma quanta...
Allora. Madonna. Ah. Vabbè, comunque ci vuole veramente una mente malatissima per fare... Ma che... Stupido. Ah! Bene! Manuale. No, ma io sto muffin lo provo su tutto. No. Un oggetto può essere messo qui. Allora, ciao Ted. Just... Che c'è scritto qua? Just buy? Boh, vabbè. Ho comprato, ho portato, ho comprato l'acetilene, la bombola di acetilene per il barbecue annuale. Vabbè, completamente privo di mais però ha detto. Bob, quante volte devo dirti che non possiamo avere un barbecue dentro la fattoria? Rimettilo a posto, siamo indietro sul programma. E smettila di fare il cretino con il trattore. Cordialmente Ted. La chiave. Una chiave. Vabbè, tanto. Ah, per la verità, laggiù. Sì, adesso mi sono incasato in una scatola. Oh. Oh. Coltellino e il martello. Bene. Io continuo a raccogliere roba che non mi servirà mai, penso. Great. Water. Blood is favorite. Dunque, hey Ted, ho migliorato il sistema di elevazione, così che due persone possano usarlo nello stesso momento. La nostra efficienza sarà raddoppiata, vabbè. Bob, sappi che non dico questo con leggerezza, ma questa potrebbe essere la tua peggior idea, idiota. Cordialmente Ted, ok. Si amano la follia. Dunque, questo è la confessione di un violoncello. C'è un altro biglietto. Infatti, scusate. Invece di stare a leggere continuamente quello che si scrivono loro. Why you pick up so much garbage, idiot? Bloody does not understand. Io vado al dunque, senza più leggere. Ce l'ho. So cosa devo fare. Sì. Che cos'è? Più piccolo. È una sorta di grimaldello, sì. Ma che? Una barra di qualcosa... Illuminescente. Sì, ha detto che potrebbe... Allora, il messaggio diceva che Vladdy potrebbe aprire la porta. Ma passando dove? Cioè, passando per quella ventola da reazione, Vladdy potrebbe... Sono confuso. Che cos'è? Ah no, altri due biglietti... Ma... Vladdy! Mi sono perso Vladdy. Vabbè, ma quindi... Scusa, vai un attimo di là. Ha detto, Vladdy può passare per il condotto di ventilazione. Scusate. Sta di là. Allora, ciao Ted. Vabbè, questo parla della scatola. Vabbè. I soliti insulti gratuiti tra i due. Io non vedo il posto in cui potrei ficcare Bob per farlo salire da qualche parte. Qua dice... Vabbè, smettila di mettere la tua robaccia ovunque. Non hai neanche un violoncello. Vabbè, Vladdy. Vai un attimo di là. Ma... per quello dicevo. Scusa, non avevo colto. Non ci posso fare niente. Bene. Che cosa devo fare, Vladdy? Renditi utile. Ma... No. Oddio. Vai, Vlad. Oh, Buzzo Boy. Buzzo Boy.
so che cosa voglia dire. Stupid idiot, making Vladdy crawl through dumb thing. What is Vladdy supposed to do in here? Stupid. Stupid wires everywhere. Stupidi cavi ovunque. Why is this stupid thing upside down? Makes no sense. How stupid are these idiots? Maybe a Vladdy gets... Vladdy has to... Sto cercando di aprire la porta, ma si sta bruciando su tutti i cavi. Bene. Grazie, Vladdy. Hey, idiot! Did that work? Stop being stupid and say something. Fine. Vladdy done anyway. Due moi luci drugs, stupid idiot. Could get nowhere without Vladdy. Vladdy has to do everything. So, now what? Cioè adesso che facciamo? Dice Vladdy deve fare tutto. A Vladdy non è piaciuta questa esperienza. Un altro allora, un nuovo percorso si è aperto. Probabilmente radioattivo. E allora devo andare dove c'è roba radioattiva. Quindi torniamo alla sala nucleare. Very bad. Vladdy stay here in case you do something stupid. No, Vlad ha detto cerca di non essere un idiota quando scendi lì sotto, io rimarrò qua nel caso in cui dovessi fare qualcosa di stupido. E credo che stiamo per fare esattamente qualcosa di stupido. Ho paura. Tanto sta maneggiando un coso nucleare come se fosse un panino. Si è attivata la procedura. Che... no, ho sbagliato strada. No. Non lo so. Io non so cosa sto facendo. No. Bene. Dai, dai. Ma... Oh, ce l'ho. Bene. Ah, devo scappare alla cosa prima che salti tutto. Non mi ricordo. Corri. Di là. Ce l'ho, me lo ricordo. Me lo ricordo. A grandi linee. Me lo ricordo di qua. Sì, ce l'ho. No. La musica si fa più insistente. Sto per vomitare, tra l'altro. Sì. Mazza. Mamma mia. Sai che dobbiamo scappare adesso? No, stava per esplodere in 38 secondi. Esplodeva tutto. Vabbè, io prima di diventare tipo un uomo a tre braccia, direi che forse è il caso di uscire. Bene. Salve, se posso chiudere. Poi no, qua procedure di sicurezza proprio. Ce ne sbattiamo. Pronti? 3, 2, 1. Abbiamo riavviato il peggior reattore nucleare del mondo. Bene. Quindi? È quello che mi chiedevo anch'io. Bene. Quindi? Non mi è minimamente chiaro ciò che dovrei fare. Ah, si è aperta. Fermi tutti. Ma non mancava anche qua. Infatti. Dunque lo slot. Il muffin, no, Io ci ho provato. Un sasso. Oh, ma sto muffin dove lo devo mettere? Non ha senso nulla. Ah, vai, Vladdy. Again with the crawling. Stagna veselo.
Penso stia smadonnando in russo. What is Vlad doing here? Is this Vlad's purpose? Crawling and climbing through stupid junk to get more stupid junk? And for what? This stupid garbage? This is useless. No use, no purpose. Just more garbage. Garbage for idiots. Always. Carino. Garbage. Я тебя люблю. Hope this garbage worth Vlad's suffering, but already know the answer. No, because it's garbage. What stupid thing is next? Se questa spazzatura vale le sofferenze di Vlad, no, perché è spazzatura, ha detto. Vabbè, prendiamo questo coso e via. Via. So, this is what stupid thing does? Vlad is still think it garbage. Allora, quella cosa che hai fatto probabilmente era importante. Quindi? Vabbè, ma io non so che cosa. Ah, ecco. Vlad, you think you may have problem, idiot. You take e adesso questa qua va dall'altra parte. Porta.